Oggi scopriremo se si può mangiare il tiramisù col tonno, caramello e altre buonissime cose che adesso scopriremo insieme. Per prima cosa ci servirà appunto il tonno, ve l'ho già mostrato, e per seconda cosa ci servirà il caramello. Quindi direi di intanto già iniziare a mescolarli insieme, perché Ma secondo questo è me il tiramisù originale, giusto? questa È quello classico. è la ricetta più buona. Quella ancora più buona del tiramisù. Ma perché è tutto appiccicoso? Perché sei appiccicoso? Non ti ho nemmeno aperto! Perché il giardino della Conad, dovete sapere, a volte è trattato male, In realtà quindi. questo è un altro giardino, però lasciamo intendere che è della Conad. Questo è il giardino della Lidl, però iniziamo a versare il nostro bellissimo caramello. Mi raccomando, non esageriamo troppo col caramello, perché come ben sapete ha un gusto parecchio. Se esagerate e ne mettete troppo nel tonno, capite Oddio. bene che poi diventa acqua, non diventa più tonno, cioè il troppo storpia. Voi che dite? Non siete d'accordo con me? Ok, e quindi, come dicevamo prima, raga, comunque per la live, perché vi ricordo che siamo in live sul sito Viola, ragazzi. Come vedete qua c'è sempre il monitor. E vi ricordo che se passate, avete Amazon Prime, potete collegarlo con farvi Prime e abbonarvi gratuitamente e mi supporterete. Quindi grazie mille a chiunque magari passerà e lo farà. Vi lascio il link del mio canale del sito Viola nel primo commento. Comunque mi sa che è esagerato. Forse è esagerato, ragazzi! Forse è un pochettino dolce sto tonno. Ma non è che ho esagerato per un pochettino. Ma può essere che è buono? Che Vai, dici? assaggia, vai, vai, vai. Vai, reazione a freddo, a caldo, a caldo freddo. A freddo però, eh? A caldo freddo. Il caldo freddo. Aspetta che lo stiamo triturando per bene il tonno, per farlo amalgamare per bene nel caramello. E quindi adesso comunque lo dobbiamo andare ad assaggiare. Ma tanto è il tuo alimento preferito il tonno, no? Quindi lo fai volentieri. Di Perché fa odore tipo di Simmental? Simmental. Ti giuro! Il tifo. Vomitiamo, eh? Fa odore intanto. Particolare. Dai! Si può mangiare? Te lo consiglio, molto buono. Ci sta, molto buono, ragazzi, ve lo consiglio. La dose perfetta è circa mezzo litro di caramello in 50 grammi di tonno. Buono. Fai? No, comunque, a parte gli scherzi, fa cacare. Particolare. No, fa cacare proprio, però dico, però. Minchia, c'ho sapore di caramello, c'è chiaro schifo. La seconda cosa su cui dobbiamo procedere è, se vi ricordate il video di mercoledì, se non erro dovrebbe essere uscito a mercoledì e oggi dovrebbe essere sabato, se tutto è andato bene secondo i nostri piani, nel video di mercoledì abbiamo usato le fragole. Quindi in questo video che cosa faremo? Utilizzeremo il pomodoro. Come il pomodoro? Il pomodoro. Al posto delle fragole useremo del pomodoro. Sì, ma la pelle lasciagliela, Come dà quel lascia? sapore in più, no? E lasciamogli la pelle, dai. È buona, dai. Ci sta, hai ragione. Siccome non abbiamo un coltello, useremo un cucchiaio. Giustamente. C'è pure il nocciolo, lo lasciamo pure. L'essenza non la lasci. Vabbè. Certo, ma lo sto tagliando bene, mi dicono. No, ma non è più buono così. Quindi ragazzi, come vedete, abbiamo triturato le nostre fragoline. Adesso le mettiamo nel nostro contenitore. Abbiamo tolto la maggior parte della salsa e lo andiamo a mescolare con un po' di Philadelphia. Vabbè, ci sta comunque la Philadelphia col pomodoro, è molto buono, no? Non è niente di incredibile. Cioè, col caramello un po' meno, però secondo me l'accostamento potrebbe anche essere molto buono. E avvolgente. Vediamo se è avvolgente, cheat. Allora, quindi lo mescoliamo e lo facciamo sciogliere, sempre se riusciamo a farlo sciogliere, perché in realtà non essendoci calore non è che si scioglie. Incredibilmente forse lo stiamo riuscendo a sciogliere. Si può mangiare. Vabbè, questo sì si può mangiare. Questo non è niente di Certo, con tutte le bucce del pomodoro fa veramente cacca, cioè che.
però va bene. Ok, questa quindi è la nostra crema al mascarpone con cioccolato bianco, se vi ricordate il video. E le fragoline. Nelle fragoline, giustamente. E adesso che abbiamo fatto la nostra crema di mascarpone, che cosa dobbiamo andare a fare, ragazzi? Che cosa direte? Adesso dobbiamo prendere i nostri buonissimi savoiardi, mi raccomando, sempre quelli raccolti nel giardino della Conad, per andarli a bagnare nella nostra buonissima salsa al pomodoro, perché voi, come ben sapete, il tiramisù si fa con la salsa al pomodoro. Siamo d'accordo? Sì. Quindi adesso procediamo. Prendiamo il nostro primo savoiardo, lo imbeviamo per bene, ma proprio lo dobbiamo fare tuffare, si deve asciugare proprio, si deve impregnare di sapore di salsa. Ricordiamo che la salsa comunque non è condita, come perché? Mamma l'ha fatta. Perché se veniva condita in casa era buono, no? Quindi come vedete già si sta per spappolare dentro la salsa, stiamo raggiungendo la consistenza mi dissocio. Se vedi è tipo magro al centro. Non c'è andata prima la cremina. Senti, non attaccare lo chef, qua lo chef sono io. Scusi, c'è ragione. Oh! Ora il piatto è pronto per essere mangiato. Quindi prendiamo il pavesino, che non è un pavesino, e lo mangiamo. No, che schifo. Fallo. No, ormai l'hai detto, devi fare. Era una battuta! No, fallo! Quindi mettiamo l'ultimo pavesino. Ma perché lo chiamo pavesino se non è un pavesino? Fatto questo, andiamo a prendere il nostro condimento fatto appunto in precedenza. La nostra bellissima crema al mascarpone. E... Cosa divaghiamo? Che schifo. Ma poi le bucce. Sta diventando pappetta comunque il savoiardo imbevuto. Invitante, vero? No, di solito non mi invitano. Oh, perfetto. Quindi adesso facciamo l'ultimo strato di savoiardi. Lo imbeviamo sempre per bene. Procediamo a metterlo qui. Prendiamo questa Philadelphia che è rimasta, perché qui non si butta via niente. Esattamente. A parte la ricetta dopo che sarà finita, cioè dopo che abbiamo fatto la salsa. Comunque lo mescoliamo per bene qui. Nel tonno col caramello. Esatto. Che viene... Mi sa che ti devo andare a prendere un savoiardo. Ragazzi, sono arrivati 5 euro di donazione, quindi mi dovrò mangiare il savoiardo. Avanti, prendi quel pavesino e ingurgitalo con gusto. Adesso procediamo col mettere il nostro tonno col caramello sopra il nostro. Beh, invitante, dai, okay. Ci sta. Che schifo sto facendo. Io mi dissocio da questa cosa, ragazzi. Non la fate, eh. Vabbè, non credo che c'è qualche cretino che la va a fare questa cosa. Però dico, nel dubbio. Ma come, non era la ricetta più buona che hai inventato? Sì, questa è la ricetta nel locale a 7 stelle Michelin dove io ho lavorato. Quindi ve la consiglio. Ti sei licenziato perché non apprezzavano, vero? No, mi sono licenziato perché ero diventato troppo bravo e mi sono messo in proprio. Comunque c'ha del non so che di... Vomito. Proprio quello ricordo. Quindi adesso facciamo le nostre rondelle di fragoline per condire meglio il tutto e renderlo ancora più bello esteticamente. Procediamo con l'andare a condire il nostro buonissimo moron. Comunque è venuto veramente bellissimo. Quindi adesso procediamo ad andarlo a mettere in frigorifero. Io li sto registrando insieme i due video, quindi lo metterò insieme all'altro tiramisù e probabilmente gli farò assaggiare prima questo e poi l'altro. Quindi andiamo a mettere in frigorifero e lo facciamo intostare. Ragazzi, l'abbiamo fatto riposare per parecchie ore, in realtà saranno passate forse anche 12 ore. È diventato ancora più buono. Oh my god. Lo andiamo a mettere nel nostro piatto. Questo è un tiramisù che vi consiglio a tutti di fare. Adesso procediamo all'assaggio, che è arrivato pure il nostro cliente preferito, no? Quindi passiamo all'assaggio. Come vedete è arrivato. Assaggio buono, Ti ispira? Sei contento che siamo ritornati a fare tu... video? No. Come no? Non vi arriva a voi l'odore di acido? No, che acido, non c'è niente di acido. No? È acido? Che acido, è particolare. Si sente, vabbè, io lo so che cos'è. È l'ingrediente principale. Sì, si sente quello. È solo che non sapendo che cos'è ti impressiona. Avete mai annusato il silicone? Non è vero, è buono. Ha l'odore di quella cosa là. Dai, coraggioso. Dai. È acido. No, comunque secondo me ci può stare, perché considera che è tutto salato. No, io ho messo, è un ingrediente, una ricetta salata. Forse c'è una cosa che è un po' dolce, però solo una cosa.
Dai, non ti preoccupare che è emozionante, è una nuova esperienza. Beh, si sta emozionando per emozionarsi. Comunque mio fratello non vedeva l'ora che tornavamo a fare video, pure a lui gli mancava. Ogni volta lo chiedeva, ma perché non torni? Vedete questa espressione, cioè la felicità. Ho finito di mangiare mo. Dai, ti dico 3 ingredienti, li vuoi sapere? Sono tonno. Ah, allora lo senti, è quello che si sente l'odore principale, non è che si sente niente. Mischiato a un altro ingrediente che non ti dico, però... No, dai, dai, mangia indovini. Tra l'altro deve essere la crema di fragola, qualche cosa. Non so che cazzo sia sta cosa marrone che si inventa a lei. No, il tonno. Perché così, mi dici che il tonno non è marroncino. Perché l'ho unita a un'altra cosa che è marroncina. Ecco, detta così è un po' strano. Tonno mischiato insieme a quell'altra cosa che ha dato questo. Allora, l'odore non aiuta. Sembra una cosa andata male. Io mi prendo pure la fragolina sopra. Madonna. Bravo. Guarda, vedi questo qua, il bianco. È la parte più buona. Ma per la consistenza che sarà, è quello il problema. Perché è stato tutta la notte. Se lo mangiavi nello stesso momento era un po' meglio. Fatto riposare, non lo so. Dai, sei pronto? Andiamo? Vai. Andate. No, la cosa è quella, no. Tre. Sei pronto? No. Ah! E mangia, Maria. Gustosissimo. Ve la consiglio, ragazzi. No, sicuramente fatela a casa e poi tiratela sui muri. È il classico tiramisù. Allora, questo. Comunque io ho assaggiato il tonno mischiato all'altra cosa ed era molto buono. E fin qui. Dai, signori, alla vostra. Sarà acido, fare schifo, però. Ma che è acido. Vai. Buon appetito. Che cosa vuoi? La cacca. La cacca. Allora, ragazzi, volete sapere che sapore ha? Immaginatevi il sapore di pesce rancido unito al fruttato della fragola. Non so che cos'altro ci sia. Fragola. Io ho sentito fragola. Non c'è. Perché ti ho messo così tanto in testa che c'è fragola. Il sapore sopra, sai che cosa è? Il caramello. Minchia. È caramello e tonno. Cioè quello che mi piace a me. Esatto. Infatti. Ma infatti glielo stavo dicendo, sicuramente è il caramello. No, ma non è il caramello. Che cos'è sta cremina bianca sotto? Ma poi caramello e tonno. È tutto salato a parte il caramello. Vai, vai, la facciamo assaggiare a mio padre. Buono. Vai, vai. La fragolina ti devi prendere. La fragolina? Hai detto che è pomodoro. No, è fragolina. No, è fragola, è fragola. Tu non dovresti sapere niente. Però diciamo che ha sentito tutto. Dai, per favore, comunque è tutto buono. Non fare troppo l'esagerato. Io l'ho fatto insieme a te l'assaggio, ci basta. Lo devi rifare, che c'entra? Minchia, se l'è presa vero la fragolina. Dai che non è nemmeno toccato. Il caramello mi sa che mio padre non lo apprezza, tieni. Mi sa che questo piatto... Ah, l'ha inghiottito. Comunque se vedete gli è piaciuto, la vogliamo consigliare? Comunque non esagerate col caramello, ho cercato di metterne poco, se ricordate nel video. Che così ci vuol dire, ci vogliamo amare così. Ci amiamo, che quindi schifo. Come vedete i video li ritorneremo a fare, noi ci rivedremo il prossimo. Se questo fa 50.000 like, sì, lo assaggerà Sofia. L'hai deciso tu. Comunque ragazzi, noi ci vedremo al prossimo. Se fa 50.000 like, perché è sicuro che io assaggerò, giusto? No, tu hai detto di sì. Quando? A 50.000 quando like l'ho detto. No, 50.000 like tu lo assaggi. No. Tanto non ci arriviamo, noi ci vedremo. Successo. L'aveva detto comunque perché aveva appena finito di mangiare. In ogni caso, ragazzi, spero tantissimo che il video di oggi vi sia piaciuto. Noi ci vedremo al prossimo video. E ciao. Lo chef lo deve ragazzi, mangiare. Ragazzi, se adesso arrivano 5€, lo imbevo bene e me lo mangio tutto. Però per il momento continuiamo il video. A few moments later. Ragazzi, sono arrivati 5€ di donazione, quindi mi dovrò mangiare il savoiardo. Vai, tutto. Che morsicino è questo, scusa? Non ti conveniva fare così secondo me.